Trading al bar. Come si fa a fare trading al bar? Sto parlando di fare trading su tre future estremamente interessanti: zucchero, caffè e cacao. Se non lo sapete, zucchero, caffè e cacao sono tre future del mercato ICE, ICE. Partiamo dallo zucchero. Lo zucchero è un future molto liquido, se non sbaglio supera i 50.000 contratti scambiati al giorno, e che è abbastanza breakout, uno abbastanza pulito. È abbastanza facile farci trading system sopra, ma la cosa ulteriore interessante è che ha anche stagionalità molto belle. Su Season Algo, io in questo momento in cui sto registrando, ne sto tradando una short che sembra essere partita, adesso non mettiamo le mani avanti, però è un future molto intrigante. Il cacao è più complesso, ha un rapporto punto tick sfavorevole, non si muove tantissimo, quindi effettivamente quando si fanno dei trading system è difficile tirarci fuori degli average trade abbastanza capienti. Non si paga molto di slippage a tradarlo perché non si muove un granché in realtà, però è il più difficile fra i tre effettivamente. Difficile anche dal punto di vista di stagionalità, perché ancora non ho individuato una stagionalità che mi convinca, devo essere sincero. Ma chicca: se prendete in considerazione un time frame superiore al giornaliero, c'è la possibilità di tradarlo mean reverting, perché questo suo non muoversi troppo su un periodo di tempo maggiore effettivamente dà dei ritorni interessanti. Altro lato positivo è che è adeguato per le piccole tasche, perché non muovendosi tanto e valendo poco si può lavorare sul cacao anche con stop da 3, 4, 500 dollari senza problemi. Mentre sullo zucchero, sopra i 500 bisogna stare. Io il trading system che ho è, se non sbaglio, 1200-1250 lo stop. Il caffè. Veniamo all'outsider di questo trio. Il future del caffè è il più interessante tra i tre, oggettivamente. È veramente pazzesco, perché è molto nervoso, ha dei comportamenti breakout forti, potenti, veramente potenti e stabili nel tempo, ha dei bias molto forti e stabili nel tempo. È uno di quei future che io identifico come facili nella costruzione di trading system. Proprio è banale fare equity perfette al passato sul caffè, ha una volatilità che negli ultimi 2 anni un pochettino si è abbassata, però può succedere, una commodity, può succedere. Lato negativo del caffè, perché non poteva essere tutto bello: allora, è molto nervoso e è più costoso degli altri due, quindi ha bisogno di uno stop maggiore, sicuramente maggiore di 1000 dollari, sicuro. Il trading system che ho vanno dai 1500-2005 anche come stop. Ovviamente sono tutti tradabili overnight, non esiste secondo me un sistema intraday degno. Lato negativo del caffè: oltre allo stop maggiore, ha un tick elevato, 18,75 dollari se non sbaglio, che unito alla bassa liquidità che garantisce un comportamento breakout molto marcato e al nervosismo, lo rende difficile da tradare. Allora, sicuramente per fare trading system sul caffè serve un average capiente superiore a 200-250 dollari, anche di più se possibile. Voi considerate che su caffè ho fatto uno dei record per minor righe scritte su un trading system. È una cosa impressionante, tipo 6 righe, compreso stop e profit. Veniamo ai lati negativi di questo trio delle meraviglie, che consiglio comunque in generale di approcciare, e che fanno parte dell'ICE, dell'ICE appunto, questo simpatico mercato per i dati delayed, ritardati, su cui fare backtest non chiede nulla praticamente, chiede zero, poco più, insomma pochissimi soldi, ma per tradare live chiede una fee di 110-115 dollari mensili. Bisogna fare delle scelte precise. Non consiglio di tradare con trading system questi tipi di strumenti, piuttosto di approcciarli con le stagionalità. Fate trading system, lavorateli, studiateli, perché è importante fare trading system, lo dico sempre. Spero di avervi messo un pochino di curiosità su questo trio del bar, diciamo, e vi auguro un buon trading dal bar.